Buonasera e benvenuti a Medicina Amica. Abbiamo un argomento molto corposo, torniamo a parlare di tumori e questa volta lo facciamo in ottica preventiva, ma con una prevenzione vera, razionale, una prevenzione fatta da terapie farmacologiche. Il nostro ospite è il dottor Giuseppe Di Bella. Buonasera dottore, buonasera. Grazie per essere qui. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che lei ricopre la carica di presidente della Fondazione Di Bella e porta avanti egregiamente ormai da tutta la vita il lavoro di suo padre, il professor Luigi Di Bella, al quale dobbiamo la multiterapia, il metodo Di Bella per curare il cancro. Esatto. Potrei dire curare il cancro, ma anche molte malattie degenerative che caratterizzano la nostra società oggi, vero? Quindi la cura Di Bella è una cura, diciamo, a 360 gradi per curare un organismo, per rendere la salute. Sì. Come dice lei, per mantenere l'omeostasi. Sì, sì, sì. Bene. No, allora, intanto vi ringrazio dell'invito, perché mi consente di diffondere alcuni concetti che diversamente è molto difficile diffondere. Come diceva giustamente, il metodo messo a punto da mio padre si basa su concetti fisiologici, per cui riconduce alla normalità delle patologie deviate. Per questo motivo può essere utile anche come anti-invecchiamento, con un effetto antidegenerativo per migliorare lo stato immunitario, stando molto attenti a rimanere nell'ambito della realtà, della prudenza. I miracoli li fa il Padre Eterno. Giusto. Però, esatto, qualche vantaggio, qualche utilità si può ottenere con molta umiltà, senza atteggiarsi a persone che sconvolgono lo stato attuale. È un apporto, è un invito a prendere atto e a valorizzare evidenze scientifiche non ancora adeguatamente valorizzate. Bene, dottor Di Bella, io vorrei un attimo ricordare alcune cose che sono successe dall'ultima volta che ci siamo visti, all'incirca un anno fa. E sono però cose molto importanti. La prima è che è stato finalmente realizzato quel documentario, il docufilm, che parte da un'inchiesta internazionale, da un'istituzione molto seria che ha sede in Austria, e ormai questo documentario, che ha richiesto 4 anni di lavoro e di ricerca di documenti, è un'inchiesta che prende spunto proprio dalla sperimentazione che fu fatta sul metodo Di Bella per la cura del cancro e che portò alla dichiarazione ufficiale del nostro ministero che la cura era completamente inefficace, se non addirittura tossica. Questo è stato una pagina bruttissima della nostra storia, della storia del nostro paese, e questi personaggi dall'estero hanno fatto non solo chiarezza, ma hanno cercato documenti e hanno riabilitato, anche se non c'era bisogno perché suo padre era un grande scienziato, comunque hanno riabilitato la sua figura e il suo operato. E quindi forse potrebbe parlare lei. Dico solo ai telespettatori, questo documentario che io ammetto di non aver ancora visto, però ci sono vari link anche sull'associazione del metodo Di Bella, per cui potete vedere in internet, è una produzione Vimeo, no? Sì. Due parole, professore. Prego. Su questo e poi l'altra cosa che la riguarda direttamente. Sì, allora, il film cui faceva riferimento la signora è un documentario e molto importante, sono 4 anni di lavoro con l'apporto di esperti internazionali a vari livelli, però esperti di giurisprudenza internazionale, esperti di sperimentazione in ambito scientifico. Non sono partiti per accreditare il metodo, hanno fatto un'analisi, non si sono posti un obiettivo preconcetto, non volevano documentare l'efficacia, volevano esaminare la terapia, perché in Italia se ne era parlato parecchio, ma soprattutto perché nella letteratura internazionale c'è un numero crescente di conferme. Parliamo di banche dati medico-scientifiche mondiali ufficiali. I casi pubblicati sono oltre 1 migliaio.
e sono le due banche dati dove li trovate più facilmente, sono le maggiori, sono PubMed, pubblicazioni mediche, .gov, governativo, e di proprietà del governo americano. È il punto di riferimento della ricerca scientifica, il più consultato, però ce ne sono parecchie altre banche dati. L'altra, ricca di ogni particolare, si chiama ResearchGate, ponte della ricerca. Lì per ogni pubblicazione ci sono dati interessantissimi. Quanti ricercatori l'hanno letta? Quanti hanno letto il lavoro per esteso? Quanti hanno letto il riassunto? Quanti l'hanno citato nelle loro pubblicazioni? E quanti hanno espresso apprezzamento? Allora, se voi andate su ResearchGate e mettete Giuseppe Di Bella, per inciso io non ho fatto niente, la cura è di mio padre, non ho fatto altro che riferire, sono mi atteso a scopritore, scienziato, relata refere, perciò io riporto quello che ha fatto mio padre. Ma è stato molto bravo, dottor Grazie. Giuseppe, molto. L'ho applicato, ho documentato, allora mettete ResearchGate, Giuseppe Di Bella, trovate 23 pubblicazioni. Allora, non parliamo di bollettini della parrocchia, con tutto il rispetto, sono le banche dati mondiali, ufficiali, internazionali. In tempo reale la produzione scientifica accreditata va lì sopra. Io in questa, oggi, vi farò vedere due pubblicazioni che figurano nelle banche dati, sia ResearchGate che PubMed. Parlando di prevenzione, sono il cardine della prevenzione. Sono il punto critico, sono l'asse portante della prevenzione, perché come diceva lei giustamente, hanno effetti multipli. Effetti multipli agiscono sulla globalità della biologia, per cui agiscono sulle strutture vitali, sulle funzioni vitali che sono alterate nel cancro, ma sono alterate nell'invecchiamento, nella malattia degenerativa. Certo. Ci sono patologie di confine e si spiega perché. Ora, di queste non si esprime un'opinione, un parere, però dati di fatto di biologia molecolare, dati di fatto di biochimica, meccanismi di azione che riguardano anche gli aspetti diretti delle membrane cellulari, delle membrane nucleari, dei codici della vita, dell'informazione genetica, perché è la centrale operativa della vita è quella, l'informazione genetica. Allora, se parliamo di prevenzione dobbiamo arrivare lì, però dobbiamo usare delle molecole che rispondono a determinati requisiti, non essere tossiche e avere la possibilità di interagire tra di loro, agire sulle reazioni vitali fondamentali e accedere direttamente alla modulazione dei codici della vita. Oggi si parla sempre di più, giustamente, di superamento dell'era genomica, per essere entrati nella epigenetica. Nell'epigenetica, il codice epigenetico, esatto, infatti. Epigenetica. È quello che dà l'informazione. Perfetto. Il futuro è l'epigenetica. Cosa vuol dire epigenetica? Vuol dire che se una persona ha una malformazione, ha una mutazione, anche su base familiare, non è una condanna, perché possiamo intervenire. C'è il terrorismo con la mutazione BRCA1, BRCA2, l'ATM, per cui una donna si sente condannata, la sì. Smontano, le convincono a togliersi i seni. Ecco, come ha fatto quella nota attrice americana, perfetto, Angelina Jolie. È un esempio. Non c'è bisogno. L'epigenetica consente di accedere al DNA, di modificare quei geni mutati, e soprattutto con dei meccanismi di metilazione. Sono stati messi in evidenza sugli animali. C'è una razza di topi, che sono grassi, hanno buon appetito, hanno un mantello giallo, sviluppano malattie metaboliche e una bella quantità di tumori. Hanno visto che se all'animale in gravidanza... Ci assomigliano un po' quei grassi topi alla sì, maggior sì. parte della società attuale. Sì. Per tanti versi assomigliano sempre di più. Sì. E, hanno visto, diceva? Dando sostanze metilanti all'animale in gravidanza, soprattutto la betaina o metionina o colina, sono i maggiori metilanti, allora vengono partoriti dei topi normali, non hanno più queste caratteristiche ereditarie e genetiche, per cui non hanno, quindi non si sviluppano. Può anche
è l'esempio tipico. Interferire in senso positivo, quindi sì, modificare già questo, nel momento dello sviluppo. Esatto, parlando di prevenzione vuol dire che oggi disponiamo della conoscenza di meccanismi molecolari, di meccanismi biogenetici che ci consentono di accedere ai codici della vita. Bene, questa è una, sì, buona, sì, è una buonissima notizia, sì, qualcosa è stato fatto. Vorrei ancora dire due informazioni su suo padre, aveva 3 lauree, era veramente uno studioso, sì, molto intelligente, molto geniale, a parte che umanamente aveva delle caratteristiche, sì, uniche, soprattutto introvabile al giorno d'oggi, e che diciamo nel suo ambiente era anche molto conosciuto. Sì. Nel libro che suo fratello ha scritto, Il poeta della scienza, bellissimo oltretutto, si dice che fu proprio contattato dal gruppo di Guglielmo Marconi, cioè, sì, dagli scienziati, sì, più noti e più accreditati del momento, sì, cioè, sì, lui era a quel livello, sì, proprio. Ecco. Poi dopo sono arrivati gli asini invece per dargli tutte quelle umiliazioni che non meritava di certo. Sì. Allora, detto questo, salutiamo, ecco, perché lei ha parlato del codice epigenetico, salutiamo il professor Biava che ci guarda, sì, sempre, immagino, sì, anche questa sera, anche lui ci ha parlato molto, no, bene. No, lui è un pioniere anche in queste ricerche. Sì, sì, veramente, sì, una, sì, anche lui è una brava persona. Sì. E, vorrei dire l'ultima cosa, poi la lascio, sì, entrare nel nostro argomento. Questa è la copertina del libro che finalmente arriverà presto, il suo libro. Sì. Ce ne parla un attimo in anteprima? Grazie, vi ringrazio anche di questo. La copertina con questo titolo è stata definita oggi. Ah, sì, che tempismo fa. Allora. Poche ore fa, sì, sì. Allora, la scelta antitumore riguarda non soltanto quelle che possono essere dei criteri dietetici o comportamentali, e lì c'è già una letteratura piuttosto importante e valida anche, ma soprattutto quello che si può fare, come dicevamo prima, a livello di terapia biologica, perché ci sono progressi entusiasmanti, spettacolari nella diagnostica, sta diventando sempre più fine e sempre più attendibile, e progressi altrettanto spettacolari nella chirurgia. La chirurgia, nell'ambito medico, i progressi più grandi sono la diagnostica e la chirurgia. Il punto critico rimane la terapia, e di tutte le terapie, di tutte le patologie, insieme alle malattie degenerative, parliamo di Alzheimer, qui non c'è ancora una cura, Parkinson non c'è una cura, sclerosi multipla non c'è una cura, perlomeno c'è qualche tentativo, ma delle risoluzioni, tempi brevi o sicure, certe, non ce ne sono. E tumori. Tumori, se ci fosse lo stesso progresso che c'è stato nella diagnostica e nella chirurgia, il problema sarebbe risolto. Io ho riportato, e probabilmente riusciremo a proiettarlo, a farlo vedere. Quindi, scusi, per concludere, il libro che conterrà tutte queste informazioni uscirà quando? Contiene informazioni a luglio. Dovrebbe, a luglio? A luglio, sì. Quindi è imminente, sì, diciamo. Praticamente, insomma, la terapia di mio padre, sottolineo che io non ho scoperto niente, perciò la cura è interamente di mio padre dall'A alla Z. Io non ho fatto altro che riportare. Lei è molto modesto, ma invece sa di aver svolto un grandissimo lavoro. Ho raccolto dei dati. Ma li ha anche perfezionati, li sta portando avanti. Poi parleremo anche della super somatostatina, questa la dobbiamo anche a lei, però, ecco, infatti. Allora, dottore, dicevamo, questo esce a luglio, sì, e ritorniamo invece all'argomento importante, i tumori purtroppo non sono sconfitti, ecco. Se poi guardiamo i numeri, sì, dobbiamo, ecco, io, riflettere molto. Esatto, ho riportato questi, non sono concetti miei, sono dati ufficiali internazionali. Questo Burden Global Disease vi disse che tra il 90 e il 2015 c'è stata una progressione esponenziale dei tumori. Esponenziale è veramente grave, preoccupante. Non solo, ma quest'anno e negli anni prossimi, dal 15 a oggi, si prevede un drammatico incremento. I dati che abbiamo oggi, cui fa riferimento questo Burden Disease, si riferiscono a un terzo scarso, perché sono i paesi industrializzati,
cui c'è un registro, in Italia non tutte le città hanno un registro dei tumori. I tumori, è vero. Allora immaginatevi in Africa, in Sud America, in India, in Cina, nell'estremo oriente. Allora, nella migliore delle ipotesi, il numero di persone che ogni anno perdono la vita per tumore, come stima assolutamente minima, la più ridotta, sono 15 milioni. A sto punto nasce spontanea una riflessione. Se oggi, per ammissione uniforme, senza eccezioni, senza contestazioni, per la donna la prima causa di morte è il cancro della mammella in tutto il mondo, se la seconda causa di morte, dopo le malattie vascolari e il tumore, c'è ancora qualche cosa da fare. Non è un problema risolto. Però invito a riflettere sulla differenza drammatica tra l'informazione ufficiale, che è suadente e rassicurante, ogni giorno c'è un progresso, sono lì che ci stiamo per arrivare, e una realtà che è drammaticamente, enormemente distante da questa informazione ufficiale. Ultimamente abbiamo avuto due Nobel per l'immunoterapia antitumorale. Sono stati degli osanna, grandi entusiasmi, molti convinti ormai che il tumore fosse risolto. Allora, è bene precisare che gli stessi che hanno ricevuto il Nobel, visto che si è un po' esagerato nell'informazione, come sempre, su questi punti, hanno sentito il dovere di precisarli che nel 2050 probabilmente si arriverà a dei risultati concreti importanti. 2050. Detti da questi che hanno fatto questa scoperta che ha meritato il Nobel. C'è anche da dire che la sperimentazione condotta fino adesso con questa nuova immunoterapia ha contato circa 600 decessi per tossicità e che la cura costerà dai 100 ai 150 mila euro. Questo per rafforzare il concetto che ancora non abbiamo dei mezzi sicuri per curare il tumore. Chiaro, c'è molto entusiasmo, c'è molta speranza. Sicuramente. Anche noi guardiamo, a Siena, no? Mi pare che sia l'unico centro italiano pubblico, abbiamo collaborato. Sono tentativi... E alcuni risultati sono incoraggianti, davvero, esaltanti addirittura. Tentativi meritevoli che... in cui bisogna portare il massimo rispetto, la massima considerazione, ma da una parte c'è l'aspettativa, dall'altra parte c'è il risultato concreto. Si continua a morire purtroppo. Ora, il concetto che viene da queste statistiche, la considerazione, qual è? Se questa è la situazione, non quella che ci rappresenta l'informazione corrente, l'informazione edulcorata, diciamo, i cantori fanno sempre così, no? Esatto, se la realtà è questa, allora noi dobbiamo considerare che c'è il fallimento delle attuali strategie di prevenzione dietetiche, comportamentali, quella che viene fatta come prevenzione secondaria di secondo tipo, e le farmacologiche. Cioè, se questa è la realtà, qualche cosa non funziona sia nella prevenzione sia nella terapia. La strategia attuale non va, non ha dato risultati. Allora, che cosa bisogna cambiare? Bisogna cambiare i paradigmi della ricerca scientifica. La ricerca scientifica sul cancro, fino adesso, ha avuto dei risultati. Se esaminiamo questi dati, i risultati sono fallimentari. Perché 18 milioni di morti non è un successo, come il fatto che aumentino ogni anno i casi di tumore non è un successo, come il fatto che si abbassi l'età, uguale, e aumenti l'aggressività. Ci vuole una riflessione, se a un certo punto la realtà è questa, non si ci può nascondere, bisogna prenderne atto, se c'è un fallimento è inutile nasconderlo con dei finti successi mediatici, bisogna affrontarlo. Allora la prima cosa da fare è cambiare i paradigmi di ricerca, non solo la terapia. C'è una letteratura interessante, internazionale, che sta prendendo coscienza della necessità di cambiare i paradigmi di ricerca. Ci sono parecchi... Che tradotto per noi che non siamo a conoscenza di cosa sono questo, i paradigmi di ricerca. Oggi, quando si mette in commercio un prodotto nuovo, chemioterapico, oncologico, sì, eccetera, si fa una certa procedura. Questa procedura segue dei canoni, segue un iter, è piuttosto lunga e complessa, però non prevede il concetto base di una multiterapia.
una terapia, una multiterapia è inattuabile con gli attuali concetti di ricerca. Altro aspetto che va radicalmente cambiato, il singolo caso, perfettamente documentato, guarito di tumori che attualmente non rispondono alle attuali terapie, non va scartato come fanno attualmente i paradigmi di ricerca, va considerato con la massima attenzione, va studiato a fondo. Ma se quel caso è guarito, perché è guarito? Che cuore ha fatto? Come ha reagito? Quel caso va studiato. Attualmente no, perché se non risponde a questi criteri di sperimentazioni cliniche, non lo prendono in considerazione, dice abbiamo quasi isolato, eccetera, eccetera. Altro aspetto, l'esperienza singola del medico non viene considerata, ma il medico viene costretto a un binario terapeutico fisso. Ci sono i protocolli ministeriali, ci sono le linee guida. Quante acquisizioni scientifiche noi abbiamo oggi per l'esperienza personale singola di medici, dall'individuazione dell'effetto antiaggregante dell'aspirina, per esempio, agli effetti e alle molte indicazioni di un antimalarico, il Plaquenil, si sta rivelando molto interessante per altre patologie, forme reumatiche, eccetera. Cosa sono? Sono esperienze nate da singoli medici, i quali hanno riscontrato questi effetti, per cui se un farmaco risponde, se risponde regolarmente, se ci sono dei casi clinici perfettamente documentati, non si possono scartare con molta sufficienza, con molta prosopopea, con molta supponenza da parte di personaggi importantissimi, da luminari, da lampadari della ricerca che abbiamo oggi. Sì, ci vuole un po' più di umiltà, perché il problema del cancro è un problema micidiale. Riguarda la biologia, tutte le famiglie, riguarda la biologia purtroppo nella sua interezza. Per capire qualche cosa, il professor Di Bella ci è arrivato a intuire determinati meccanismi e alcuni a risolverli. Non è il miracolo, però è un progresso importante, è un importante progresso. Ma per quale motivo? Perché ha considerato la globalità della biologia neoplastica. Ha considerato la deviazione patologica di reazioni fisiologiche, ma per fare questo bisogna conoscere la fisiologia, ma la fisiologia la conoscono pochissimi. Fisiologia vuol dire avere pieno dominio, piena conoscenza della biochimica, della chimica, della fisica, della matematica. Allora ci si arriva, ma chi è che ha queste conoscenze? Suo padre sì, le aveva. Lui le aveva, perché non è tanto il fatto che fosse laureato in chimica, che fosse laureato in farmacia o medicina, aveva conoscenze molto profonde al di là della laurea e le sapeva, le aveva integrate queste conoscenze. Allora, per quale motivo bisogna cambiare paradigmi di ricerca? Perché bisogna entrare nell'ordine di idee che l'unico... Cioè non ci sarà una cura unica, miracolosa, potente contro il cancro, ma ci saranno tante cose insieme, tanti aiuti, tante terapie insieme. Primo, considerare con la massima attenzione tutta una serie, si pubblicano anche di case report, cercare di capire perché hanno avuto un successo che gli attuali paradigmi, le attuali linee guida non hanno, studiati a fondo. Secondo, incominciare a considerare nella sua globalità il problema cancro. Globalità vuol dire globalità biologica con tutte le reazioni vitali. Bisogna intervenire, come ha scritto e ha documentato mio padre, il professor Di Bella, sul numero possibile, massimo, più grande, di reazioni vitali deviate nel cancro per riportarle alla normalità. Questo presuppone automaticamente una multiterapia, perché io devo agire attivando il sistema immunitario, bloccando lo stesso ossidativo, i radicali liberi, inibendo il meccanismo più pericoloso in assoluto, ma anche in un certo senso più subdolo, più nascosto del tumore, che è la mutazione. Non se ne viene a capo per questo. Il meccanismo di crescita più micidiale non è la moltiplicazione delle cellule tumorali. Meccanismo, ma è la sua capacità di mutare, pericoloso, quindi di trasformarsi. Infatti sappiamo tutti benissimo che è molto difficile morire del cancro primario, ma delle metastasi sì.
perché diventano poi incontrollabili le mutazioni. Esatto. E spesso parliamo di farmaci biologici che dovrebbero appunto intervenire, però anche questi farmaci funzionano per un determinato periodo fino a un certo punto e poi bisogna cambiare, perché queste hanno quasi un'intelligenza perversa, queste cellule cancerose. Dunque, apro una parentesi, il presidente onorario della nostra fondazione rimane il professor Israel. Israel è un personaggio veramente illuminato, non ha avuto preconcetti, ci ha onorato della sua presenza al primo congresso della terapia di Bell, è stato il primo oncologo francese, presidente dell'Accademia delle Scienze di Francia, presidente della nostra fondazione. È quello che ha fatto gli studi più approfonditi sul sistema della mutazione tumorale. Lui ha valorizzato e ha ripreso gli studi di un biologo, Radman. La chiave del tumore lì, attenzione, il punto critico è quello. L'asse portante della terapia è quella, bisogna agire su quello. Quanti tumori rispondono bene alla chemioterapia per un po' di tempo? Poi il tumore riprende, ha una progressione, ha delle ripetizioni. Quanti rispondono bene a radioterapie? Anche qualche immunoterapia. Allora, questo cosa significa? Che oggi noi possiamo ottenere delle remissioni, ma la guarigione è un'altra cosa però. Perché? Perché la cellula tumorale fa il percorso più insidioso, ancora gravemente sottovalutato, perché continuamente cambia il suo DNA, continuamente esprime dei geni che le consentono di superare ogni blocco e di acquisire continuamente e conservare tutta una serie impressionante di vantaggi. Cioè, se una cellula è tumorale, in termini tecnici si dice se c'è un fenotipo neoplastico, per il fatto stesso di essere tumorale ha la capacità, ovviamente espressa in tempi, frequenze e intensità diverse da un tumore, però tutte ce l'hanno, è un denominatore comune. L'altro denominatore comune è la velocità di crescita fuori controllo, certo. O lentissima o velocissima, però sono denominatori comuni. Il più pericoloso e il più insidioso cos'è? La cellula tumorale in continuazione ha la capacità di esprimere dei geni che le consentono un percorso di sempre maggiori vantaggi, vengono espressi, vengono trattenuti. Cosa fa il cellulare tumorale? Ce lo racconta dopo la pausa pubblicitaria, perché questo è un passaggio nevralgico, se lo capiremo, capiremo il perché di tanti successi, di tante delusioni. Sì. Voglio solo ricordare che suo padre definì il tumore una forma di vita potente, prepotente, parassitaria, quello che stava dicendo, è anarchica, e questo purtroppo è ancora vero oggi. Sì. Ci vediamo tra un paio di minuti, grazie. Ben ritrovati. Vi ricordo che siamo in compagnia del dottor Giuseppe Di Bella. Sono così contenta, emozionata, soddisfatta di aver ottenuto questo ospite. E che il tema è la prevenzione dei tumori, terapia farmacologica. Stavamo riflettendo nella prima parte della trasmissione su come l'incidenza sia fuori controllo, sia così stratosferica ormai. E i dati riguardano il mondo occidentale e il dottor Di Bella ci stava facendo capire perché tanti insuccessi, perché si parte da un punto di vista forse sbagliato, non considerando quanto è complessa questa malattia e quanto è complessa proprio questa cellula neoplastica, cancerosa, come la volete chiamare, che ha in sé delle potenzialità estreme, ecco. La massima espressione della sua perversità è proprio la mutazione, che lì presuppone un'intelligenza. Lei l'ha definita in una trasmissione con Chiara De Logu una cellula come le nostre a cui guardiamo, aspetti, mi fugge il nome, l'emozione, embrionale, quasi una cellula. Ah, la potenza è quella, Potenza è quella, E la capacità
di cambiare, di produrre. Staminale, dottor Di Bella, ecco, lei la definì esattamente staminale anarchica. Lei ha usato il termine più esatto, più pertinente, perché quando a un certo punto ci sono ripetizioni del tumore, progressione, è sempre più condiviso il concetto che siano staminali tumorali. Noi stiamo studiando, stiamo pubblicando una decina di casi di tumori cerebrali, in cui, ripeto, il miracolo li fa il Padre Eterno, però qualche miglioramento l'abbiamo ottenuto, come qualità di vita, come incremento delle mediane di sopravvivenza. Glioblastoma, secondo una revisione recente, aggiornata dalla letteratura mondiale, ha circa 15 mesi di sopravvivenza, non sono tanti. Malgrado tutto, malgrado intervento, malgrado radioterapia, malgrado chemioterapia. Allora, arrivato a questo punto, ci sarà pure la necessità di cambiare qualche cosa in questi paradigmi? Ci sarà la necessità di rivedere questi concetti, se i dati reali sono questi? Allora, parlavamo di staminali. Perché la staminale è micidiale? Perché in tempi brevissimi, impensabile per altre cellule, riesce a cambiare. Seleziona quello che le serve, lo trattiene immediatamente, lo applica immediatamente. La staminale, quando svolge un ruolo fisiologico, è prezioso. Noi senza staminali avremmo un'aspettativa di vita minima rispetto a quella reale e un'efficienza ancora più ridotta. Staminale si trova in ogni organo, in zone ancora non perfettamente individuate, sono dei vasi sanguigni virtuali, piuttosto chiusi, stretti, sembra con pareti simili arterioso. C'è una chemiotassi, viene richiamata da segnali del nostro organismo per riparare delle zone in difficoltà. Questo richiamo... Siamo meravigliosi, sì. Comunque, quando funzioniamo bene siamo veramente... Una meraviglia vivente. Perfetto. Noi siamo. Questa riparazione per chemiotassi, per segnali recepiti dalla cellula staminale, le consentono di migrare, di raggiungere il posto da riparare e di ripararlo. Io ho un amico carissimo, stimatissimo, il professor Ventura, ordinario di cattedra di biologia molecolare, collabora con noi, con la Fondazione per progetti di ricerca. Sta studiando l'ultimo prodotto che mio padre non fece in tempo a finire come ricerca, la citocalasina B, ed è entusiasta. Ha dei risultati stupendi sul citoscheletro. Sarà l'ultimo elemento della terapia. Per quale motivo cito... Quindi un regalo a posteriori di suo padre ancora. Sì, cito il professor Ventura perché sì. Ha pubblicato dei lavori su riviste di massima evidenza mondiale sulla capacità della cellula tumorale di migrare in zone del cuore distrutte da infarto e ripararlo. L'ha fatto su animali ed esperimento, ha riparato delle zone infartuate enormi. Ma con una cellula? Cellule staminali. Cellule staminali riparano un cuore infartuato. Il futuro è quello. Il futuro della SLA sarà quello. Sì. Sarà quello. Davvero. Allora, per quale motivo senza nel tumore? C'è una visione... Me ne parlava questo professore che è a contatto con massimi ricercatori, lui è stretta in collaborazione con Harvard, l'università di Harvard, è invitato, è consultato e il suo parere viene tenuto in considerazione. Si sta facendo strada a un'ipotesi che può spiegare molto bene tante progressioni metastasi. Quando la cellula tumorale è in difficoltà, colpita da radio, colpita da chemio, è come se mandasse dei segnali, manda dei segnali di difficoltà. Allora, secondo questa visione, la cellula staminale parte per ripararla. Parte dai suoi depositi e va a riparare il tessuto tumorale, i suoi guai. Se si arriva lì la cellula staminale, che è una potenza spaventosa della natura, con una capacità energetica praticamente incontenibile, a quel punto lì sono i guai. Il glioblastoma, di cui parlavamo prima, effettivamente sembra che abbia una composizione mista di cellule tumorali, di cui una rappresentanza non indifferente in percentuale sul proprio staminale. Sembra che il glioblastoma sia così micidiale, bisogna avere percentuali staminali. Proprio perché ha in sé delle cellule staminali. A questo punto io devo spostare il tiro.
devi cominciare a vedere cosa dà fastidio alle staminali, ma lì, come dicono i militari, devo sparare ad alzo zero, massima potenza, massima intensità di fuoco, massima concentrazione di fuoco, però devo usare i prodotti biologici, non devo ammazzare il paziente prima. Sì. Allora, quello che si dice a proposito, esatto. Scusi, ad esempio, di certi dosaggi di chemioterapia. Logico, concetto di mutazione. Parliamo del biologo molecolare Ratman, professor Israel. Cos'è questo concetto? Cerco di spiegarlo meglio. Sembra che la vita sia nata 3 miliardi di anni fa. I procarioti, i primi esemplari, cellule viventi, campano ancora oggi, così come hanno fatto. Hanno superato tutto. Eretorride, voi immaginate quello che è successo in 3 miliardi. Questi campano, come fanno? Hanno un sistema di mutazione che gli consente di affrontare qualsiasi situazione. Sì. Si passa da un'era torrida a un'era glaciale. Questi informano, loro si adattano. Sì, informano il loro DNA. Se la cellula sotto attacco informa il suo DNA. Il suo DNA che cosa fa? Gli prepara un gene. Questo gene dal DNA viene trascritto all'RNA, l'RNA lo traduce in proteine. Faccio un esempio. I microbi sotto attacco dell'antibiotico informano il suo, la sua centrale operativa. Cioè la centrale operativa gli prepara un gene, questo gene passa dal DNA all'RNA, viene tradotto in proteine, che cosa fa? Un enzima, cioè una proteina enzimatica che spacca l'antibiotico, la penicillinasi. E l'antibiotico non fa più niente. La cellula tumorale fa la stessa cosa. Questo sistema è stato battezzato da Radman sistema SOS, cioè la cellula è sotto attacco, manda un segnale SOS. Questo segnale comporta in automatico la messa in opera di contromisure. Qual è il passaggio per passare alla biologia umana e non più a quella batterica? Nell'evoluzione, questo sistema, quando si sono formati esseri pluricellulari superiori come l'uomo, questo sistema non poteva funzionare. Perché? Perché le nostre singole cellule non possono fare questo ciclo vitale. Sono differenziate, sono specializzate, sono stabili in una funzione, non possono cambiare. Cioè il fegato ha cellule che hanno una forma, una struttura, una funzione precisa. Cervello lo stesso. Allora, cosa è successo? Questo sistema è stato sostituito dal sistema immunitario. Per essere sostituito, cosa è successo? È stato come se fosse stato ibernato. È stato represso. C'è ancora, c'è, nelle nostre cellule c'è il sistema SS. C'è un repressore trascrizionale, l'hanno individuato. Sia Radman che Israel l'hanno battezzato. Sistema LexA. Sono 20 geni che tengono bloccato il sistema SOS, cioè la cellula è ferma, stabilizzata, non cambia. Cosa succede nel tumore? Che tende all'immortalità. Esatto, la cellula è sotto attacco. Allora, può soffrire una mutazione, ha un DNA danneggiato. Allora, cerca di ripararlo, non ci riesce. Manda segnali alle altre cellule per andare in apoptosi, non ci riesce. Qual è l'origine del tumore? Sblocca questo sistema di mutazione, il sistema SOS, che è micidiale. Come lo sblocca? Hanno visto che c'è un regolatore positivo da un punto di vista molecolare, il quale mi rimuove il sistema LexA, cioè mi recupera il sistema SOS. Il sistema SOS è praticamente questo sistema, sembra sia fatto da 20 geni, che rende così micidiale il tumore perché gli consente di approntare la contromisura per ogni attacco. È questo sto sistema di mutazioni. Cioè io do chemio, benissimo. Il sistema SOS cosa fa? Diventa chemio resistente. Faccio radio. Radio resistente cosa fa? La radio provoca un danno nel DNA tumorale, lo ripara. Immunoresistente cosa fa la cellula? C'è un lavoro bellissimo su Nature, cellule di melanoma. All'inizio si mascherano dalle cellule immunitarie del sangue, dai linfociti. In un secondo tempo, per mutazione, sono in grado di aggredire le cellule tumorali, le cellule immunitarie e di distruggerle.
fa un percorso. Allora, il bersaglio più importante, più difficile, è la stabilizzazione del DNA, l'accesso alle sequenze dei geni responsabili di queste mutazioni, in maniera tale da perseguire, questo è importantissimo nella prevenzione, perché siccome il stato morale fa un percorso, e il percorso è tempo e spazio ed energia, questo è il percorso. Il percorso nel tempo e nello spazio, ci vuole energia. Questo percorso è un percorso progressivo, se lo acquisisse e trattiene sempre maggiori capacità, se io arrivo subito con la prevenzione e la cellula incomincia quel percorso, può essere anche molto lungo, può anche durare anni, perché un po' per volta acquisisse le caratteristiche del fenotipo tumorale, se io vado nei centrali operative della vita, se vado in questa sequenza del DNA, glielo inceppo. All'inizio si riesce a incepparlo. E i mezzi per incepparlo matematicamente, scientificamente, in maniera documentale, sono quelli della prevenzione. Perfetto, perché lei ci ha terrorizzato, dottor Di Bell, fino a qui, ma ora ci sta dando, appunto, come dice il titolo, la speranza di arrivare a una vera prevenzione. Sì. Facciamo un piccolo salto indietro. Così come mi ha presentato l'incontro di oggi, mi ha un attimo spaventato dicendo che ci sono troppe mode dietetiche e che noi con le diete, e io mi sento un po' fautrice, no, di tutti questi aspetti nutrizionali che vado ricercando, sempre la dieta della salute, la dieta della longevità, però lei mi dice non si può fare unica prevenzione con la dieta, così come non si può curare il cancro solo con la dieta, ne sono pienamente convinta, non lo proporrei mai a nessuno, così come però proporrei di fare ancora più attenzione a quello che si mangia, perché è anche vero che possiamo tentare di affamarlo un po', il cancro, le cellule sappiamo tutti, hanno bisogno di energia, di produrne, sono molto ghiotte di zucchero in sostanza. Allora, lei da una parte mi dice la dieta non basta, però questo non è un alibi per lasciarsi andare a uno stile di vita scellerato che comprenda una dieta sbagliata, comportamenti anche, lei sottolinea molto anche l'aspetto morale, la vita spirituale. Sì. Noi stiamo perdendo l'orizzonte in questi tempi proprio, cioè ci siamo allontanati molto dalla natura che stiamo distruggendo e allontanati molto anche dalla nostra anima che esiste che è indiscutibilmente fa parte del nostro insieme. Allora, la dieta sola non basta, però c'è qualcosa che possiamo fare e non è qualcosa che non è alla portata di tutti noi. Sì. Ce lo vuole spiegare? Incominciamo adesso, questo è il vivo della trasmissione, la parte pragmatica. La parte pragmatica risale alle tradizioni della nostra cultura, che sono greco-latine. Ci sono le basi. Ma ci sono le basi razionali, i medici migliori sono quelli che sono venuti da classico. Mio padre ha sentito questa carenza in profondità, ha fatto lo scientifico, si è studiato il greco da solo, proprio perché ha sentito questa mancanza. E quando io facevo la quarta ginnasio mi ha scritto a classico, lui mi seguiva negli studi. Dato a finire che io poi me lo sono dimenticato, lui se lo ricordava, perché una volta gli ho scoperto nella tasca il dialogo di Platone in greco, se leggeva lui, se l'aveva imparato bene in greco, come Tacito se lo leggeva, comunque. Morale, c'è una forma mentis, una tradizione, che modo di ragionare, una forma di cultura, una razionalità formidabile come quella latina romana, il diritto, il primo diritto è quello lì. Allora, modus in re, senza esagerare, la vita è fatta di equilibri, equilibrio biologico. Equilibrio biologico vuol dire questo. Nella dieta, dice a mio padre, non bisogna eliminare niente, bisogna ridurre a livello fisiologico, a livello di buonsenso, perché c'è bisogno un po' di tutto. Deve essere la dieta il più possibile diversificata, il più possibile ordinata come orari, mai eccessiva in niente. Riducendo, ma non eliminando, riducendo determinate sostanze, per esempio, dicono zuccheri raffinati, è giusto, non bisogna esagerare, un uso limitato ha una sua razionalità, è giusto, un eccesso di grassi animali, soprattutto carne di maiale, è giusto anche quello.
Ma da questo a passare a una dieta assolutamente vegetariana, con esclusioni totali, drammatiche, di tipo integralista, di determinate cose, se ne passa. Se si tratta di ridurre l'apporto dei carboidrati, valorizzare di più i legumi, ridurre la pasticceria, burro, ragù, panna, maionese, beh, però senza integralismi, senza fanatismi, senza... Per esempio, una delle cose più ridicole è stata la demonizzazione del latte. E qui non mi trovo d'accordo, io lo vedo ancora un grande pericolo, il latte vaccino. Adesso so che lei cura anche con la lactoferrina, che no, è una proteina, no, del latte. Il latte si è fatto una brutta fama perché alcuni allevamenti utilizzavano il mais transgenico che viene conservato in silos in cui si sviluppano delle muffe. Queste muffe producono delle tossine. L'aflatossina. Perciò all'inizio il dramma viene fuori da questo qua, ma se si tratta di allevamenti nostrani normali, siccome il latte ha la caseina, che è una proteina praticamente completa, c'è di tutto nella caseina, tutti gli amminoacidi ci sono fondamentali, non solo, ma tre proteine che sono vitali. La lattoferrina è una potenza da un punto di vista immunitario, sia l'immunità antinfettiva che antitumorale, la lattoferrina, dà buoni risultati anche nei tumori cerebrali, attenzione. L'alfa-lattoalbumina e la beta-lattoglobulina sono tre proteine del latte, ma non sono importanti, sono preziose da un punto di vista immunitario. Stiamo parlando di latte vaccino sempre? Sì. La lattoferrina e l'alfa-lattoalbumina sono particolarmente... concentrate nel latte materno, addirittura i bambini, cioè alla nascita del colostro, c'è la più alta percentuale di lattoferrina. La lattoferrina ha dei meccanismi che sono interessantissimi e è ancora più interessante, direi quasi entusiasmante in un certo senso, a quello che può fare il Padre Eterno, la natura, il sinergismo con il lisozima. Perché? Guardate che una buona quantità di tumori vengono da infezioni, attenzione, soprattutto al giorno d'oggi. Mi sono riguardata la sua trasmissione recente con la mia collega Chiara De Logu, dedicata proprio agli attacchi batterici da virus. Virus e la quantità di tumori di rimane. Negli ultimi tempi si è osservato avere una relazione dal 20 al 25% di tumori hanno origine infettiva. Ah, caspita, una percentuale davvero dal 20 al 25%, sì. Ora, la lattoferrina funziona insieme con l'isozima perché è un calante del ferro. La maggior parte dei batteri hanno un metabolismo basato sul ferro. Per cui se a livello di membrana gli blocchi il metabolismo del ferro, le flore batteriche se ne vanno. Oltretutto, c'è un altro meccanismo che è identico all'isozima. Ha delle cariche di membrana, la lattoferrina, ha delle cariche di superficie come molecole positive, ha delle cariche cationiche, i batteri hanno delle cariche anioniche, cioè gli va a interferire sui potenziali di membrana. L'isozima è una proteina basica, i virus per esempio sono delle proteine acide, non hanno capsule, hanno una membrana esilissima, se la reazione fra cariche positive glieli spacca, se li mettete insieme... L'effetto antibatterico è sinergico, ma viene moltiplicato. Lei ha fatto un esempio bellissimo, Chiara, ha detto che è come avere un palloncino che viene bucato. È così, il virus è come un palloncino che contiene RNA e sono degli acidi nucleari, questa è la proteina basica, glielo spacca. Quindi attenzione cari telespettatori che stiamo incominciando a dare, io sono un po' sconvolta per il latte perché latte è una vita che lo sto eliminando, è prezioso. Mi dice... dottor Di Bella, mi informerò meglio, ma non so se entrerà il latte in casa mia. Senta una cosa, ma quindi l'isozima, che lo stiamo nominando forse, io da un po' che ne parlo perché lo uso da quando suo fratello per telefono, ero molto raffreddata, me l'ha consigliato, ma non ho mai approfondito, solo in seguito ascoltando lei che è anche contenuto nel parmigiano reggiano ad esempio. Dura molto di più con l'isozima. Esatto, sì. Serve proprio come... per combattere i batteri e i germi. Sì. Insomma, in casa mia, quando c'è un accenno di raffreddore, così, ma diciamo che ormai lo incominciamo a prendere tutti i giorni, sentendo il dottor Di Bella, e facciamo bene, quindi è già una forma di prevenzione questa? È una forma di prevenzione nel senso che agisce... Ma che cos'è esattamente l'isozima? È un enzima che produciamo anche nelle lacrime? L'isozima è una proteina basica enzimatica che si trova
un po' dappertutto, è molto concentrata nel liquido lacrimale. Uno dei motivi per cui l'occhio si infetta raramente, pur essendo a contatto con l'esterno, poi nei liquidi che produce il naso, nella saliva, nel sangue, molto rappresentato nell'intestino, nell'intestino sono grosse quantità di lisozima. Lisozima, fra le altre cose, è la quarta frazione del complemento, che è un componente essenziale dell'immunità. Perciò è un componente cardine dell'immunità e l'isozima. Oltre a questo, ha il vantaggio di non avere tossicità, non ha sovradosaggio e ha uno spettro d'azione che è immenso, perché va da una quantità di virus, prende quasi tutti i protozoi, per esempio la sifilide, che è una malattia micidiale, sta aumentando moltissimo in Italia. Ha detto del 600%. Sì, ma purtroppo sono tutti gli immigrati che uno su tre ce l'hanno a livello familiare, retuloetico, così, e poi anche la perdita, come accennava giustamente lei, di qualsiasi valore morale, la perdita anche di riferimenti religiosi, la perdita della fede, l'eclissi della civiltà, lo stato confusionale, l'abbruttimento, la confusione del diritto con la perdita di qualsiasi dovere, di qualsiasi criterio morale di comportamento. Ecco, sì, di questa ricerca del piacere, esiste solo quello a questo quanto pare. Questo tossicodipendente, sì, sì. Certi per cui, film o certe serie televisive ti danno questi modelli. La spirocheta della sifilide, se lei la guarda al microscopio, io ho avuto la fortuna di avere, oltre a mio padre, anche mio zio, era il fratello di mia madre, che fu il primo allievo di mio padre, lo ha seguito, il professor Antonio Costa, aveva la cattedra di microbiologia e di micologia, uno era al sesto anno di medicina, mi fece vedere un microscopio molto potente, primo un virus che esplodeva a contatto con l'isotima, cioè lo spaccava, secondo delle culture di spirocheta della sifilide, mettendo una piccola quantità di lisozima in sospensione, scioglieva la spirocheta. Cioè questo microbo... Quindi potente, umile e potente. No, viene liquefatto, anche dei treponemi per esempio. Ecco, pensi che circa 2 mesi fa c'è stato un po' di panico, perché il lisozima, detto ai nostri telespettatori, voi lo troverete in farmacia sotto forma di pastigliette che si sciolgono in bocca, no? Penso sia così. E il panico è stato dal fatto che non si trovava più in farmacia, era stato quasi ritirato, perché la ditta produttrice, che aveva il brevetto dagli anni 50-60 mi pare, lo riteneva così poco valido e così vecchio come concezione che intendeva non produrlo più. Ora, il lisozima si può far fare anche dal farmacista, no? In forma galenica. Prima, sei in commercio. Come materia prima si Ma trova. Ma io so che si vendono anche i barattoli per uso alimentare, l'industria alimentare lo utilizza. No, io ho dei colleghi che se lo comprano in polvere, lo danno ai bambini se lo prendono loro. In polvere. Quindi lei consiglia di darlo anche ai nostri bambini? Sì, è prezioso, a questo punto. È un componente di immunità, ha un aspetto d'azione enorme e non ha tossicità. Ma in quali quantità? Visto che abbiamo dato il primo, ecco, ma ce ne sono tanti. Il tema che tocca a lei è fondamentale, perché è stato sottovalutato in passato, perché hanno sbagliato grossolanamente le dosi. Io mi sono laureato nel 65. Nel 64 feci una monografia sull'isozima. L'isozima ai miei tempi si usava pilloline di milligrammi, davano 5 milligrammi ai bambini dell'isozima. 5 milligrammi è meno di niente. Se abbiamo compresse non da 5, ma da 500 milligrammi. Infatti, da 500 milligrammi. Se un adulto prende 6-8 grammi, 8.000 milligrammi al giorno, cosa vuoi che facessero le pilloline del bambino di 5 milligrammi? Cioè non l'hanno usato, non l'hanno capito e l'hanno sottovalutato, perché hanno sbagliato grossolanamente i dosaggi sono quelli, capito? Quindi oggi ricordatevi l'isozima, che tra parentesi ha un costo accessibilissimo, ecco. Ma è anche mutuabile, no, non lo prescrive il medico. No, penso di no, però se parliamo, anche questo rientra nella prevenzione, perché è un componente dell'immunità e perché abbatte in maniera certa la percentuale di germi del nostro organismo. Ed è già qualcosa, perché avete sentito prima della pubblicità, lo rimarchiamo, si stima che circa il 25% dei tumori totali abbiano un'origine appunto legata ai germi. Sì.
funghi, batteri, protozoi, miceti. Funghi, sono miceti, abbiamo detto i virus. Sì, sì, batteri, virus. Che sono poi micidiali i virus, perché una volta che penetrano è difficile allontanarli da noi. Rispettiamo una piccola pausa, dottor Di Bella, e poi daremo altri. Allora, il dottor Di Bella ha già consigliato l'abbinamento lactoferrina, anche questa sarà in pastigliette, immagino. Si trova. O si beve il latte? Non lo farò mai. Poi ne parleremo ancora per telefono. Allora, va, lactoferrina e l'isozima insieme? 2 litri. 2 litri di latte? Sì, potrei morire, dottore. Potrei morire. No, basta prendere lo scremato. Ma che scremato. E assicurarsi un pochino che non siano... No, comunque, io, guardi, addirittura abbiamo sempre detto che lo facciamo. Secondo me il consumo di latte e latticini ha una... Come posso dire? È la causa di molti tumori dal seno, che l'ha detto, sono la prima causa di mortalità femminile. Io lo collego molto al tumore al seno. Vabbè, ne riparliamo dopo la pubblicità. Sai perché? Benissimo, adesso con il dottor Giuseppe Di Bella siamo arrivati proprio al momento culminante, quello che richiede la vostra massima attenzione e soprattutto anche prendete appunti, perché se volete mettere in atto questa prevenzione dei tumori attraverso una terapia farmacologica seria, che è documentata, scientificamente documentata, ecco, allora questo è il momento di concentrarsi davvero. Allora, dottor Di Bella, va bene, lasciamo perdere che lei vuole convincermi a consumare di nuovo il latte, ma ho anche rispetto per le mucche, gli allevamenti attuali non mi piacciono, per cui sono animali così pacifici, però posso incominciare a prendere in considerazione il fatto che lei ha detto che poi questi fattori di crescita vengono... Vengono annientati in sostanza. Vengono frammentati dalla pepsina in aminoacidi e i succhi gastrici, perché non agiscono più come fattore di crescita tumorale, sono aminoacidi. Però forse abbiamo abusato di formaggi, di latte ovunque, un po' come la storia del glutine. Non sarà esagerare. Questo killer magari, ma dalla mattina alla sera, perché poi arriviamo a far così. Sì. Adesso lei deve portarci al punto quello per cui ci siamo allarmati tutti, abbiamo forse tutti pensato non ce la faremo mai allora a vincere le cellule tumorali se hanno tutte queste capacità e tutti abbiamo pensato che la mutazione è forse invincibile, non possiamo incidere in niente, ma la speranza c'è. Sì, dunque nelle guerre ci vuole una strategia. Strategia vuol dire pianificare, pianificare meccanismo d'azione, dei tempi di azione, intensità di azione, modalità di azione. La biologia neoplastica è ampiamente superiore alla biologia fisiologica, è come un motore con un rendimento enormemente superiore. Dobbiamo prenderne atto. Quali sono i punti critici di questo potere? È un bersaglio mobile. Nello stesso momento in cui noi affrontiamo un attacco, può evitarlo. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è centrare questa capacità della cellula tumorale di superare, come lo supera, esprimendo dei geni che inattivano quello che noi facciamo per attaccare. Dove sono prodotti questi geni? Nella centrale operativa della vita, nel DNA, nell'informazione genetica. Allora, io l'attacco lo devo portare lì, in quel punto. Per quale motivo è in comune con la prevenzione? Perché tante cellule tumorali fanno un lunghissimo percorso pretumorale, lunghissimo. Ma diventano tumorali lì nel DNA, un po' per volta, cambiano le loro caratteristiche. Ci sono dei tempi. Se io rispetto questi tempi e agisco precocemente, c'è un rapporto proporzionale diretto
tra la percentuale del successo e la precocità dell'intervento. Perché a un certo livello di mutazioni la cellula tumorale raggiunge una capacità di resistenza che diventa refrattarietà, posso fare quello che voglio, non fa più niente. E seleziono una velocità di crescita incontenibile, devo arrivare prima. Per arrivare prima, più è precoce il trattamento, più può avere successo. Questo vuol dire prevenzione, e questo è il concetto della prevenzione. Tiene conto proprio di questo punto critico della biologia tumorale. Allora, io devo arrivare lì, quali sono le sostanze che in base ai dati attuali, certi, documentati, si usa la definizione di evidenza scientifica, un dato che ormai ha raggiunto una documentazione tale da essere al di fuori della discussione, un dato definitivamente acquisito. Sui retinoidi ci sono 16.000 pubblicazioni, sulla melatonina sono tante, ci sono 16.000, sì, più pubblicazioni che sull'aspirina. Allora, sappiamo tante cose. Ruolo vitale dei retinoidi, per quale motivo solubilizzati in vitamina E e per quale motivo la melatonina è idrosolubile? Eh certo, io ho ascoltato di nuovo attentamente le sue trasmissioni e quindi saprei rispondere, ma è importante dirlo anche ai nostri telespettatori. Ecco, perché non esiste. Allora, i retinoidi, scusi se interrompo, vorrei fare un attimo di chiarezza, perché mi capita parlandone con alcuni interlocutori, non devono essere confusi con la cura che si fa per l'acne, perché tutte le volte ma sfoglia molto la pelle, provoca questo, e poi ovviamente bisogna fare attenzione, usare contraccettivi perché può essere teratogeno, penso così. Non stiamo mica parlando di quei retinoidi lì, però, no? Cioè, il concetto è quello della vitamina A, ma questa, la soluzione retinoidi, lo sciroppo di Bella, è tutta un'altra cosa. Sì. Lo facciamo vedere se trovate in regia com'è lo sciroppo, è una cosa bella densa, di un colore vivo arancione, che all'inizio tutti, immagino tutti abbiano trovato come abbastanza disgustoso. Quello è acido transretinoico, quello a cui si riferiva lei è l'acido cisretinoico. Ah, un'altra cosa quindi. È diverso, cioè cambia la stereoisomeria, ma la cosa più importante non è solo quella lì. Cosa più importante è un'altra, che un rapporto di 500 a 1 con la vitamina E cambia totalmente meccanismo d'azione e biodisponibilità, 500 a 1, per una molecola di acido retinoico ce ne sono 500 di vitamina E. Quindi lo sciroppo che io sto prendendo la mattina e do anche a mio marito? 500 parti di vitamina E, una parte di acido retinoico. È una buona cosa. Anzi, ancora di meno, perché in quello che prende lei, che è quello di base, acido retinoico sono 0,5, 0,25 su 500. Vuol dire che è un quarto di grammo, vuol dire che è mezzo grammo su 500. Altra cosa che mi dicono spesso, e questo me lo dicono i medici o i farmacisti, ma può essere epatotossico. Perché non sanno quello che dicono e perché non si sono informati sul metabolismo, sulla biologia dei retinoidi, in questo tipo di formulazione. Questa formulazione è stata studiata per anni, si può prendere tutta la vita senza arrivare mai a tossicità. Per quale motivo? Perché sono frazioni, sono microdosi, solubilizzate in altissime quantità di vitamina E. Quelle lì vengono tranquillamente metabolizzate, poi sono fatte in maniera tale che il precursore, che è il beta-carotene. Beta-carotene è una molecola molto grande, C40H56, 40 atomi di carbonio e 56 di idrogeno, si spacca esattamente in due molecole di vitamina A. La pre-vitamina A e il beta-carotene. Quando si rompe, vengono fuori due vitamine A. Ora, la vitamina A classica è un alcol, c'è un gruppo sidrilico finale, OH. L'altra poi si trasforma in acido retinoico, cioè un radicale finale COH. E questo? Tutti e tre insieme, beta-carotene, acido retinoico e vitamina A classica, xeroftol, hanno singolarmente delle loro peculiarità di azione antitumorale. Ognuno di loro fa un lavoro preciso, agisce sull'espressione genica, sui potenziali di membrana cellulare,
sui meccanismi dell'apoptosi, sui meccanismi immunitari. Per cui, per quale motivo questi tre? Anche perché uno dei tre, che è il beta-carotene, è la riserva che consente di fare fronte al fabbisogno. Quando il nostro organismo è in carenza, allora ci sono dei meccanismi, dei chemiotassi, delle segnalazioni per cui il beta-carotene si scinde e dà due vitamine. Ora, ma quello è il transretinoico, rapporto 5-6-1, uno può prendere finché campano si intorno. Infatti almeno io che... questa domanda gliel'ho fatta per telefono, gli ho detto ma io lo sto prendendo non stop da 4 anni, ho paura di ammalarmi di fegato. Ecco. 30 anni, quanto vuole. Comunque. Benissimo. Quindi è una prevenzione che possono fare un po' tutti? Ovviamente, ovviamente. Non solo, ma è una prevenzione antitumorale, anti-infettiva e antidegenerativa. Perché? Perché a livello, parlando qui dell'antitumorale, queste tre sostanze, quattro con la vitamina E, per avere l'azione antitumorale, e se parlo di azione antitumorale sul DNA, perché ce ne sono delle altre, allora devono accedere, devono entrare dentro i codici della vita. Per arrivare lì però devono superare una membrana della cellula citoplasmatica, devono superare una membrana nucleare. Nella membrana nucleare hanno dei recettori come la serratura di una chiave, loro sono la chiave. La cosa stupenda è che nella membrana del nucleo, cioè direttamente a contatto dei codici della vita, ci sono i recettori per i retinoidi, ma ci sono anche quelli della vitamina E, della vitamina D e della melatonina, ma sono insieme. E se sono insieme che cosa vuol dire? Sono co-espressi. Se sono espressi, quando arriva quello che si chiama ligando, quando arriva l'acido retinoico insieme con la D, insieme con la melatonina, attivano delle reazioni chimiche di fosforilazione. Si dice che dimerizzano. Ha un'importanza enorme perché? Perché moltiplica la potenza di effetto sui geni del DNA. Perché attivando questi meccanismi di dimerizzazione, di fosforilazione, eccoli qua, vedi? Quello in alto è la membrana della cellula, sono di fosfolipide di membrana, è uno strato doppio sovrapposto. Passa di lì, passano di lì. Quando arrivano dove c'è quell'altro, quel semiarco, ecco, quelli sono i recettori della membrana nucleare, sono i recettori dei retinoidi. Ci sono anche quelli della melatonina e ci sono quelli della vitamina D. VDR sono i recettori della vitamina D. RZR e ROR sono quelli della melatonina. RR e RXR sono quelli dei retinoidi. Voi vedete una linea orizzontale, dritta, quella è il DNA. Okay. Passano attraverso la membrana, dimerizzano, questi meccanismi si conoscono a livello molecolare, sono documentatissimi in letteratura. Cosa succede? Mi vanno a stabilizzare, mi vanno direttamente sui filamenti del DNA. Quando gli arriva l'acido retinoico, io ho visto l'immagine fatta vedere il professor Ventura, il filamento dell'acido, cioè l'acido retinoico a contatto col DNA, cambia la sua conformazione strutturale, spaziale, cambia. Esattamente potente l'effetto, gli arriva un segnale. Quando gli arriva questo segnale, cambia la struttura del DNA, però contemporaneamente parte un messaggio. Questo messaggio in tempo reale arriva a tutto il DNA. È un messaggio differenziante. Che cosa gli dice? Stai fermo e non cambiare. Che è la cosa importantissima. Tu devi mantenere l'attuale configurazione, però c'è un particolare che non è significante. Una cellula in fase di differenziamento non prolifera. Cioè, questo vuol dire che contemporaneamente c'è un effetto citostatico, mi frena la proliferazione, la duplicazione. Io arrivo prima, arrivo presto, me lo stabilizzo. Cioè, tutto quello che io posso fare oggi con quello che abbiamo a disposizione di conoscenze scientifiche, il punto d'arrivo è questo. Ma per quale motivo questo valorizza enormemente la galenica? Perché non c'è in commercio. In commercio non c'è niente del genere. Ci sono preparazioni di vitamina A, però come alcol, xeroftolo, più vitamina E. Ma non c'è in commercio
una configurazione di questo genere. Ma se io non faccio un rapporto 501, che cosa succede? Succede che quei retinoidi funzionano per poco tempo perché sono labilissimi come molecola e ossidabilissimi. Ma io ho bisogno che funzionino al meglio per il tempo più lungo possibile e che non siano ossidati da niente. In questo, ecco, questi sono gli effetti più importanti, differenzianti quello che vi ho spiegato adesso. Certo. Antiproliferativo è quello citostatico, cioè il segnale della cellula, del DNA, stai ferma, cioè blocca il ciclo cellulare. Il ciclo cellulare rimane in fase zero. Perché immunomodulanti? La vitamina A, se prendete qualsiasi libro di farmacologia, viene definita vitamina anti-infettiva. Ma se è anti-infettiva, vuol dire che ha il potere di bloccare l'infezione. Ma come? Attivando l'immunità. Certo. Sì, ma attiva visto. L'immunità con meccanismi multipli. Ripara continuamente, in tempo reale, tutti gli epiteli di rivestimento da cui passano, attraverso cui transitano e tutte quante le alterazioni. Certo. E non a caso il dottor Di Bella a noi ha sempre consigliato, io ricordo al mio papà, sì, che era un suo paziente, di quando si fa questo rituale della mattina, perché si prende a digiuno, sì, vero, lo sciroppo retinoidi, la soluzione retinoidi, di farlo molto lentamente, no? Sì. E quindi, perché sapete che la bocca è sempre piena di germi, sì, di batteri, ed è anche un canale da cui passano, sì, quelli patogeni, di farlo molto lentamente, sì, quindi infatti alla mattina siamo tutti sporchi, alla bocca i baffi arancioni. Sì, è segno, sì, che abbiamo dato fiducia a questo sciroppo che ha delle grandi straordinarie potenzialità e che non è tossico, non l'abbiamo è tossico, sentito rimarcare oggi, quindi si può prendere, tra parentesi è di produzione galenica, quindi deve, sì, essere fatto da un farmacista. Non c'è una specialità, sì. Ecco, da un farmacista che sì, ovviamente sa produrlo secondo, sì, i canoni, i dettami del Noi abbiamo dato disponibilità Di Bella, sì, al maggior numero di farmacisti possibili, perché più ce ne sono più la gente è aiutata a fare, stanno aumentando. Regolarmente producono questi prodotti, mandano in fondazione la scheda tecnica della materia prima che usano, perché vitamina E si può prendere dove la fanno con la massima qualità, si può prendere anche in Cina o in India o in Taiwan senza dispensarne nessuno, naturalmente. Però magari non siamo certissimi, magari sì, dell'uniformità, ecco. Dite che hanno un'antica tradizione. Ecco, un altro consiglio che diamo è, siamo contro la plastica, però è meglio non usare il metallo in questo caso, vero? Sì, il cucchiaio. Sì, metallo, comunque. Allora, benissimo, abbiamo stabilito, non concetto, è nemmeno costosissimo, sì, sì, concetto, cioè questo sciroppo prezioso questo è proprio accessibile a tutti, perché ricollegandosi perché lo è, ecco, a quel discorso iniziale, che l'obiettivo nostro di una terapia di prevenzione è l'inibizione della mutazione. Cosa succede quando si sviluppano dei guai? Una cellula sotto attacco ha uno stress, cerca di ripararlo, non ci riesce, dà dei segnali che non sono recepiti. A un certo punto, in certe situazioni, che cosa fa? Sblocca quel famoso sistema SOS che le dà la possibilità di superare qualsiasi attacco. Per questo motivo, se quel sistema SOS incomincia a fare un po' di strada e arriva a un certo livello, io non lo fermo, posso fare qualsiasi cosa, perché è fatto in maniera tale da fare superare qualsiasi attacco. Questa è la ragione primaria della precocità della prevenzione, ed è il fatto che prima io arrivo a trattare un tumore e meglio è, perché fa questo percorso. Perché questo è uno degli elementi della terapia preventiva, ma è anche, fa parte anche della multiterapia di Bella, cioè anche una persona che è in, sì, cura per il tumore, sì, avrà lo stesso trattamento, cioè avrà lo sciroppo questo retinoidi, è la base in sostanza. Va associato, se c'è una proliferazione tumorale in corso, va associato a molecole antiproliferative, mi vanno a interdire quel meccanismo. Però questo perché è la base. In un tumore c'è un aumento dello stress ossidativo, dei radicali liberi, una depressione immunitaria. Se l'immunità funziona, appena si formano cellule tumorali vengono eliminate dal sistema immunitario. L'esistenza stessa del tumore
presuppone una carenza del sistema immunitario. Detto, i retinoidi sono vitamine antinfettive. La melatonina ha un effetto potente antinfettivo perché attiva l'interleuchina 2, l'immunità tumorale. Ecco, due parole sulla melatonina, dovremmo poi un po' correre verso la fine. La melatonina è molto legata, come la somatostatina sì. Del resto, ma ci fa subito pensare anche a suo padre. Sì. È stato il primo impiego clinico suo. Esatto. Sì. Sì. Dopo noi conosciamo anche ad esempio il professor Pierpaoli che utilizza la sua melatonina legata all'orologio quello biologico, anti-invecchiamento insomma. Sì. Lui l'ha studiata più sotto l'aspetto degli ormoni ormonali, sì. È interessante anche il suo studio, però suo padre ha utilizzato la melatonina per curare i tumori e quindi la melatonina che avete messo a punto voi, oltre ad essere biologica, è legata alla adenosina. Ci puoi spiegare questo essenziale passaggio? Sì, è essenziale per diversi motivi. Recentemente hanno pubblicato dei dati fuorvianti sull'adenosina, dicendo che può attivare dei tumori con l'angiogenesi. Non ha senso comune per un fatto semplicissimo, perché l'adenosina è una delle basi cardine del DNA. L'adenosina è un componente essenziale dei codici della vita, come fa a essere cancerogeno. Punto. Cioè, per logica non senso, dovrebbe proprio. È uno senso assoluto. Perciò l'adenosina è una delle basi del DNA, è una delle quattro basi del DNA. Se ho capito bene è anche molto legato all'energia stessa della non cellula, solo, alla esatto, produzione dell'ATP, insomma. Esatto. Uno dei punti critici della patologia degenerativa, non solo del tumore, ma anche dell'Alzheimer, praticamente la biosintesi dei mitocondri. Quei mitocondri si vedono in quel disegno. Uno dei meccanismi antitumorali della melatonina, ecco, possiamo tornare indietro alla diapositiva di prima. Sì, prima di questo filmato c'era una slide ecco che qua, mostrava. Questo qua, benissimo. Voi vedete quello che ha forma di uno zoccolo, quello lì rosa, così, dove c'è scritto Caspasi 8, quello lì è un mitocondrio. Quella è la centrale energetica della vita, la centrale energetica viene lì. Ah, dai mitocondri. Sì. Quella caspasi 8 è uno dei meccanismi più potenti antitumorali della melatonina. La melatonina passa attraverso la membrana, perché quella idrosolubile di mio padre? Ecco, infatti, lei passa dappertutto e subito, non ha bisogno di recettori. Con adenosina è idrosolubile. Quel percorso lo fa immediatamente senza ostacoli, senza avere bisogno di passare attraverso i vari recettori ML, TML. Cosa fa? Attiva, vedete che ci sono due frecce, una a destra e una a sinistra, attiva il blocco di due meccanismi tumorali di proliferazione tumorale. Uno attraverso, c'è scritto DAG, vuol dire il diaglicerolo, e l'inositolo trifosfato e le fosfolipasi, blocca la fosfolipasi che è un enzima che mi dà un'energia che serve per la produzione, per la riproduzione della cellula. Dall'altra parte l'AMP ciclico, AMP vuol dire adenosina monofosfato. Adenosina monofosfato è il secondo messaggero, il punto di partenza della proliferazione. Melatonina agisce su tutti e due, li inibisce, poi va a finire sui mitocondri e mi attiva le caspasi. Cosa sono le caspasi? Sono degli enzimi proteolitici che mi portano alla fine, alla morte della cellula tumorale, induce la morte della cellula tumorale. Molto interessante, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sì. L'altro meccanismo, calmodulina, produce il calcio. Il calcio dentro la cellula è necessario per la riproduzione delle cellule tumorali. Melatonina va a bloccare la calmodulina, abbatte il calcio intracellulare e toglie uno degli elementi della proliferazione tumorale. Per cui sono meccanismi idrosolubili. Ecco, rimarchiamo, quindi in commercio c'è moltissima melatonina, ovunque, dappertutto, costa subito. Poco dappertutto, esatto. Però se vogliamo analizzare una melatonina che faccia bene, perché non è, questo è l'aspetto per il cancro, però la melatonina fa bene anche ad esempio per i nostri vasi, ma per la circolazione, per la produzione di piastrine, per mantenere in equilibrio, ecco, è un meccanismo simile, quindi a per destra, evitare le trombosi. Esatto, a destra è vedete, favoloso per il cuore, no? La melatonina anche. Uno dei meccanismi di prevenzione anche delle malattie degenerative, stanno valorizzando sempre di più nell'Alzheimer, lo stesso sedativo. Ora,
Quei tre meccanismi che vedete sono tre sistemi enzimatici. Questi sono strettamente collegati con lo stesso ossidativo. Sono glutatione e trasferasi, superossido, dismutasi e catalasi. Questi qua sono attivati dalla melatonina. L'attivazione di questi mi blocca lo stesso ossidativo. La produzione di ossigeno, di spesse reattive dell'ossigeno e spesse reattive dell'azoto, che aumentano molto nelle malattie degenerative e nel tumore. Perciò è un effetto, parlavo prima della necessità di aggiornare i paradigmi di ricerca. Il paradigma di ricerca non può essere fisso su un principio antitumorale, deve prendere atto della molteplicità e complessità della biologia tumorale, che presuppone una quantità vastissima di reazioni vitali. Io devo arrivare sul maggior numero possibile di reazioni vitali e inibili. Qua, solo in questo schema qua, voi vedete ci sono due blocchi proliferativi. I mitocondri sono anche, fra le altre cose, la centrale energetica. Nei mitocondri la melatonina porta AMP, adenosine monofosfato, è veicolato dalla melatonina, è un carrier universale la melatonina. Per quel tipo di melatonina con adenosina, l'adenosina si lega al gruppo fosfato. Perciò melatonina, adenosina, monofosfato. Ecco, concretamente per aiutare i nostri telespettatori. Ah, mi scusi, professore. Tre molecole di queste a livello mitocondriale, adenosin monofosfato, 2 difosfato, 3 trifosfato, ATP è l'energia della vita. Tutta l'energia della vita, il patrimonio energetico è l'ATP, glielo porta la melatonina lì dentro a livello mitocondriale. E diamogliela allora, diamogliela. Per aiutare i nostri telespettatori che fossero interessati, anche questo è un prodotto che deve essere fatto galenico, no? Sì, non c'è una produzione industriale, non e per c'è quanto una specialità. Ecco, questa è anche una fortuna, perché sapete che da un punto di vista ministeriale sono stati fissati dei dosaggi, quasi che la melatonina fosse qualcosa di pericoloso. Sì. È stato dimostrato che anche ad altissimi dosaggi non riesce a diventare tossica, quindi, però perché sia efficace ci vuole un certo dosaggio, cioè il milligrammo. Sì. Dunque il dosaggio cambia con le indicazioni. C'è un caso pubblicato che è un caso limite. Ecco, ma per la prevenzione e poi dunque, per la cura? E per la prevenzione bisogna vedere l'età e il sesso e la familiarità. Ah sì, c'entrano questi fattori. Come dosaggio. Perché io in un giovane, in età della pubertà per esempio, non so, 16-18 anni. Ah, quindi si può dare anche ai bambini? No. Ah. Bambini meglio di no, perché i bambini non hanno idea, anche ne producono quantità industriali per i fatti loro. Se la producono, perché sì. Ricordiamoci che il maggior produttore di melatonina è l'epifisi o ghiandola pineale, sì. Il nostro terzo occhio che è all'interno. Funziona al centro sempre del meno col tempo. Come? Funziona sempre meno con il tempo l'epifisi. Perché l'epifisi si calcifica, no? Piano piano riduce la sua attività. Incominciano i passaggi. E noi invecchiamo. Sì, perché quello sì. È anche un po' l'orologio della vita, sì. Si dice. C'è praticamente una contrapposizione, si incrociano i grafici nello stesso momento in cui noi invecchiamo, c'è un declino, e praticamente questo coincide con un abbattimento della melatonina nel sangue. Cioè, più diminuisce la nostra efficienza, più diminuisce la melatonina, più aumenta il rischio, perché meno melatonina c'è, aumenti il rischio di malattie degenerative e tumorali. Quindi, per chiarirci un attimo le idee, a una persona, a un giovane le darebbe quanti milligrammi? Ma mi limiterei un giovane 5 milligrammi, non di più. Categoria mezz'età? Dunque, guardi, la donna in proporzione necessita di un quantitativo un po' superiore. Davvero? Se c'è una familiarità, allora bisogna andare ancora un po' più su. A una certa età, per esempio, i dosaggi attuali che stiamo dando nel tumore, praticamente arrivano 80-100 mg al giorno. È tanto. Sì. C'è una confezione a biodisponibilità la migliore in assoluto, perché senza eccipiente, senza additivi, è liofilizzata pura e basta, si scioglie in acqua. Purtroppo c'è un costo di produzione significativo. Se faranno una produzione sterile si può fare, se ci sono le condizioni a livello ospedaliero, anche in vena. Però, ho sentito che lei ne ha parlato con De Logu del fatto che suo padre ha visto dei risultati
strabilianti su pazienti oncologici. Un caso abbiamo pubblicato. In vena, però attualmente non si fa in vena. No, perché può essere fatto solo in ambiente protetto, con tutte le precauzioni del caso, anche se il prodotto non è tossico, non è previsto. Però l'effetto c'è, nel caso pubblicato è un linfosarcoma recidivo in condizioni terminali con risposta obiettiva, recupero totale, in 11 giorni, pubblicato, 11 giorni, ecco. Caso unico, non ci sono stati, anche perché non abbiamo più avuto né la melatonina iniettabile né la possibilità di farla in un ambiente protetto ospedaliero. Però in quell'unico caso è pubblicato, Va bene, 1000 mg, ha fatto 1 grammo al giorno di melatonina in vena, 1000 mg. 1000 mg, questa riprova che non è tossica, che quindi non c'è una dose letale e si può prendere tranquillamente anche la melatonina per tutta la vita, non serve solo per agevolare il sonno o vincere il jet lag, sono molto più profonde, più potenti le sue doti, le sue qualità. Allora diceva che più si aumenta con l'età e se si ha un fattore, cioè se si è di sesso femminile con una familiarità, si va su, quindi più di 10, 20, 30, quanto dottore? Non è che poi restiamo un po' assonnati, perché un po' questo effetto lo fa. È diversissimo. Sì? Diversissimo. Ci sono alcune persone rare, rare, però hanno un effetto paradosso, non riescono a dormire se prendono la melatonina. Addirittura, quindi paradosso. Sfatiamo questo mito che la melatonina serva. Sì, non è un sonnifero, è un equilibrante del ritmo sonno-veglia. Concilia il sonno perché aumenta la soglia dei recettori, si isola dall'ambiente circostante, crea le condizioni ideali. Va bene. Certo, allora piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima mezz'ora che sarà molto concreta e a raffica, il dottor Di Bella ci dirà cosa possiamo mettere in atto come terapia farmacologica. Ovviamente parliamo di terapie che sono a nostro carico perché non sono contemplate dal sistema sanitario, che tuttavia hanno dei costi che sono accessibili alle nostre famiglie, in sostanza, ecco, non stiamo parlando di costi proibitivi e quindi può essere interessante, davvero, ci si può scommettere. Molto bene. E questa è l'ultima mezz'oretta insieme e dobbiamo dirci tante cose. Il dottor Di Bella ci ha promesso di darci più consigli possibili per attuare questa prevenzione farmacologica. Ah, tengo a ribadire che comunque una vita sana, quella va fatta sempre, vero dottor Di Bella? E quindi sì a tutto questo che diciamo, è veramente importantissimo, però ricordatevi che è l'insieme che funziona e per mantenere la salute è veramente un impegno costante e preciso, cioè, ci vuole una grande volontà. Durante la pubblicità qualcuno ci ha suggerito dallo studio, telespettatori, che noi si stava parlando di melatonina, poi ritorniamo un attimo, ma ad esempio l'uso topico dei retinoidi che funziona, d'accordo, una cosa banale, sulle macchie, quelle le macchie senili, ma guardate che funziona anche sui tumoretti della pelle, no? Almeno ci dicevano, e anche su qualcosa di più. Sì. Quindi, cioè, è potente. Sì, sì, perché l'effetto diretto, l'applicazione diretta dei retinoidi su una lesione della pelle, tumore della pelle, può essere epitelioma, basalioma, così, allora, con una certa costanza e porta alla apoptosi, cioè conclude il ciclo digitale e poi si forma una pelle normale un pochino, chiunque può fare questa, naturalmente bisogna vedere anche lì lo stadio che non sia molto approfondito, se è superficiale le possibilità di eliminarlo sono parecchie. Molto interessante, quante implicazioni ci sono. Allora abbiamo detto poco, non tutto, ma potete riguardarvi le nostre trasmissioni, dove ce n'è una appunto dedicata agli speciali di Medicina Amica del dottor Di Bella, che sono appuntamenti mensili, il mercoledì, potete approfondire bene il tema della melatonina, che è sicuramente
una delle sostanze più interessanti, vero? Più, sì. Più duttili, più interessanti, più potenti, e quindi è legato proprio al nostro ciclo vitale, alla nostra energia straordinaria. Quindi la melatonina, se volete che funzioni come prevenzione del tumore, ci ha suggerito il dottor Di Bella, deve essere idrosolubile e con adenosina. Sì. Ecco, ricordiamocelo. Passiamo a qualche altra sostanza, ad esempio lo sciroppo retinoide, dei retinoidi, andrebbe accompagnato con altre vitamine molto, sì, molto importanti che lei non... Dunque, non centellina, anzi. Sì, sì, sì. Allora, con la vitamina D, mio padre usava la D3, il D-idrotaglisterolo, perché ha un'alta affinità per i recettori nucleari. Sono tante vitamine D. Qua è rappresentata la vitamina D3. Vedete che passa molto bene i fosfolipidi delle membrane cellulari, quella doppia serie di fosfolipidi, poi ha un suo recettore VDR. Si chiamano deltanoidi, sono i recettori della vitamina D. Vedete che sono, sulla membrana cellulare, sono coespressi con quelli dei retinoidi della melatonina. Dicevo, dimerizzano, attivano i loro fattori di trascrizione nucleare, dove vanno, su quelle sequenze dei geni, che poi fanno quel percorso che dicevamo di attivazione del sistema SOS, che lo vanno invece a congelare. Per cui mi vanno a differenziare la cellula. Sotto vedete i vari effetti documentati nella letteratura scientifica, che io ho riportato tutti nel libro sulla prevenzione dei tumori, per spiegare alla gente che non raccontiamo delle freddure del basalete, sono corrispettivo della letteratura scientifica. Questo qua, una revisione, è sintetizzata, effetto antiproliferativo, se meccanismo d'azione, va a inibire alcuni degli oncogeni più potenti, tra cui il MIG. Il MIC è uno degli oncogeni più potenti, va a inibire il fattore di crescita epidermico, è il più potente fattore di crescita tumorale indotto dall'ormone della crescita, che è la somatomedina, cioè l'IGF-1, su effetto antiproliferativo della vitamina D. Effetto proapoptotico, cioè induce la fine di un ciclo cellulare della cellula tumorale. Se l'apoptosi è quello che si chiama anche suicidio, no? Cellulare. L'apoptosi non è altro che l'invecchiamento e la morte di una cellula. La cellula tumorale, con la prima mutazione, blocca il suo sistema di senescenza, non va in apoptosi, non invecchia. Io voglio costringerla a invecchiare, uno dei meccanismi, dare questi quattro principi, hanno un effetto proapoptotico, inducono la cellula tumorale a concludere il suo ciclo vitale con l'apoptosi. Questi sono tutti i meccanismi attraverso cui la vitamina D realizza questo effetto, per suo impiego in prevenzione farmacologica dei tumori. Oggi è stata veramente rivalutata molto la vitamina D3. Effetto antimetastatico? Antimetastatico è un effetto multiplo. Antimetastatico è potente perché una cellula tumorale, per dare metastasi, deve superare delle barriere, sono delle barriere connettivali. Per superarle deve produrre degli enzimi che le bucano. La vitamina D inibisce la produzione di questi enzimi, vede? Effetto antimetastatico, impedisce la degradazione delle barriere della matrice extracellulare. Poi una cellula, per dare metastasi, deve staccare dalla base. Aderisce alla base una cellula normale, alle sue membrane basali. Questa affinità per le membrane è sempre più scarsa nelle cellule tumorali, che perdono il contatto, vanno in giro. La D aumenta questo contatto, le salda alla base. C'è un altro meccanismo antimetastatico. Poi questi ICAM sono molecole di adesione, cioè favoriscono un aggancio tra una cellula e l'altra, una cellula alla base. Allora i meccanismi di questi principi della prevenzione, come vedete, sono meccanismi multipli e interattivi, e tra di loro sono fattoriali, hanno un effetto uno per, non uno più. I retinoidi, vedete, i recettori, melatonina, hanno effetti che si vanno ad aggiungere a questi e moltiplicare. Quindi non si moltiplicano addirittura. Esatto, esatto. E quanta vitamina D3? E per sempre anche questo? Sì, perché fa parte di una prevenzione, della base della prevenzione, perché attiva, potenzia e sinergizza gli effetti antitumorali delle altre, dei retinoidi, della E,
della C e della melatonina. Cioè, la cosa stupenda di queste sostanze, che sono biologiche, sono naturali, cioè praticamente cellulare del Padre Eterno, hanno fra di loro un'interazione che è suggestiva e vanno sugli stessi bersagli, nello stesso momento. Se io le do in maniera, faccio una terapia contemporanea, faccio una multiterapia, questa è una ragione di una multiterapia, contemporaneamente fare arrivare addosso a una cellula un numero tale di prodotti che vanno a inibire le sue capacità di trasformazione tumorali, più gliene do, più ha difficoltà ad attuarle queste certo. mutazioni, capito? Più o meno come dosaggi, dottor Di Bella? Dunque, guardi, ho visto che lì in questo filmato veniva gocce, addizionata... 30 gocce nell'adulto, 30 gocce nell'adulto, in casi particolari si può arrivare di più, anche a 40. Raccomando di non fare troppo affidamento sul dosaggio della vitamina D, perché ha un margine di errore che è molto grande, risulta molte volte insufficiente ed è un errore. Se si vuole essere sicuri ed evitare il rischio di un'intossicazione, e se io faccio un esame risulta sempre basso, aumento vitamina D, intossico 1. Allora cosa faccio? Vado a dosare il calcio nel sangue, che è direttamente proporzionale e dipendente dalla vitamina D. Se ho una calcemia normale è difficile che io abbia una grave carenza di vitamina D, con quello faccio una controprova, perché io consiglio più che altro di fare la calcemia. Quindi, però si dice, almeno avevo letto, che più o meno tutti siamo carenti di vitamina D, eh? Sì, perché è sbagliato l'esame. Ah, per quello? Logico. E l'esame viene affidabile, è sottodosato. E quindi, cioè, se una persona fa, vuol fare un esame, allora, fa calcemia e calciuria, fosforemia e fosfatura, incomincia a farsi qualche idea sul metabolismo del calcio, capito? Non capito. Sì, perché finora la vitamina D3 è stata molto legata al tema della menopausa, quindi alla no, perdita piace da matti, di... adesso gli piace moltissimo, scaricano dosaggi di vitamina D dappertutto e dosi industriali, è di moda adesso. Quindi lei dice vitamina D sì, ma con... Vitamina D può intossicare uno, ma la mente anche, eh? E dopo che l'hai intossicato non è mica facile recuperare il danno, eh? Oddio, ci spaventa, allora bisogna prenderne poca. No, bisogna prendere quello che serve. Se io do quella trentina di gocce e negli esami rutinari dei pazienti oncologici in cura, gli facciamo fare regolarmente la calcemia. Questi esami, certo. Se io a un certo punto gli sto dando una dose eccessiva, prima di arrivare, io lo so, vedo come risponde. Perciò quando io curo una persona con la vitamina D, è bene che io vada a controllare anche quanto calcio ha nel sangue, capito? Molto giusto, perché sennò a volte un abuso può portare anche, logico, detto, cioè, sì, accumuli. Porta sfortuna. Eh? Porta sfortuna. Che cosa? Intossicazione di vitamina. Posso immaginare, potrebbe essere anche letale a questo punto. Senta, adesso le confesso una cosa, che io a volte ho delle invenzioni. Faccio delle letture e poi non mi trattengo dagli acquisti. Io la vitamina D3 ora la abbino alla vitamina K2. Faccio qualcosa di grave? Sì, devi sperare di non beccarsi una trombosi oppure un'embolia. No. La vitamina K è un cardine della coagulazione. K2? Sì, K2, c'è, cioè, il famoso monte K2. Sì, lo so. Sì, vabbè. Ah. Vabbè. Non si fa, quindi? No, non è che non si fa. Ho letto gran bene della K2. Sì, sì, ma è di moda adesso. Ne parlano molto. Allora, non si fa, allora bisogna stare molto attenti. Per quanto riguarda le vitamine, qua parliamo di vitamine liposolubili. K2 va bene, però se ogni tanto, se una persona è attorno ai 50 anni, è superata i 50 anni, diciamo, adesso non so se lei ha fatto meno di 50 anni, comunque. Dottore. Comunque, possiamo stare, l'età delle signore sì, è un fatto molto riservato. Comunque, mettiamo che le abbia fatte o meno. Allora, una volta all'anno, due volte all'anno, nello screening andrebbe fatta una revisione, uno studio completo di tutto l'assetto coagulativo. Protrombina, protrombina parziale, fibrinosio, l'antitrombina terza, l'INR. A un certo punto, in base a questo, io non so le varie frazioni di vitamina K come interagiscono tra di loro, perché io dovrei avere una letteratura che ancora non è completa su questo punto.
sulle interazioni metaboliche delle varietà di vitamina K l'uno con l'altro. Ma se a un certo punto non sono sicuro, non ho approfondito questo tema, è bene che ogni tanto gli vada a dare una controllata al protrombino oppure quella parziale, hai ragione, capito? Hai ragione. Non si scherza con la salute. Allora, non voglio farle perdere troppo tempo, abbiamo capito, è importantissima la D3, suo padre lo aveva intuito ampiamente, e la vitamina C. Ecco. So che questo è un altro cardine, no? Della Dunque, vitamina C è un mare di vantaggi. Dovremmo riuscire, come stiamo facendo con la somatostatina, con difficoltà enormi, più che altro di tipo burocratico, di tipo normativo, dovremmo riuscire ad avere grosse disponibilità di vitamina C liposomiale, perché mi dà vantaggi, vantaggi significativi e certi. Posso aumentare il dosaggio senza creare danni all'apparato digerente, senza provocare. Se io do a una persona delle cucchiaie di vitamina C, gli creo una gastrite, perché è acido ascorbico. Liposomiale no. C'è anche quella tamponata in Sì, anche mercato. Tamponata, sì, però non so poi come reagisce a livello di tampone. Ah. Cosa succede con la vitamina? Se io la do liposomiale, posso raggiungere altissimi dosaggi, e ma li raggiungo intracellulari, è quello il punto. C'è un'altissima affinità a livello citoplasmatico, c'è degli effetti che sono spettacolari. Perché per esempio quel P21, P27... in pratica sono le molecole che mi vanno ad arrestare i ciclo cellulari, c'è un effetto citostatico ma potente. Forse e mi va, è la più studiata tra le vitamine. Esatto, mi va ad attivare, il P53, il P53 è l'oncosoppressore più potente che abbiamo. Le procaspasi sono praticamente sono induttori di enzimi proteolitici, la caspasi mi costringe al cellulare tumorale a concludere il ciclo in apoptosi, per cui gli effetti della vitamina C sono utili, sono potenti. Se vado a mettere insieme con tutto quanto il resto, ovviamente io aumento le capacità di quantomeno inibire, rallentare o bloccare, se arrivo presto, bloccare anche nel cervello tumorale. Questi meccanismi qua, per illustrarvi tutti uno a uno, si fa sera, però considerate che questa degradazione del DNA che vedete, CAD, degradazione del DNA, questi qua sono degli enzimi proteolitici che mi vanno a spaccare il DNA del cervello tumorale, ma sono dei meccanismi potenti questi. Se io vado su con la vitamina C, senza bisogno anche lì di avere situazioni complesse, fare in vene, eccetera, basta preparazione liposomiale. Io aumento il dosaggio, aggiungo nel contrasto della biologia neoplastica che è multifattoriale, aggiungo un elemento di più di blocco del cervello tumorale. Sì, abbiamo capito che per questo, se lo vogliamo definire un nemico, anche se dentro di noi però si comporta come tale, ci vuole proprio una strategia, ci vogliono più armi, bisogna sapere usare più bisogna armi insieme. Bisogna attaccarlo contemporaneamente, con la massima intensità, sulle reazioni vitali più importanti, non dargli la possibilità di attuarle queste mutazioni, anche perché se io contemporaneamente gli vado alla cellula tumorale a togliere energia e gliela tolgo bloccando la sua fonte di energia. Quello è un altro capitolo. Però parliamo già di prevenzione secondaria e terziaria, se c'è qualche cosa in atto. Dove prende energia? Lo prende dall'ormone della crescita, che è sinergico con la prolattina, sono due ormoni ipofisari, ma questi mi innestano. Prolattina e GH in sostanza. Esatto, GH, growth hormone insieme a prolattina, questi due insieme sono coespressi sulle membrane cellulari, mi attivano un domino di reazioni, tutti i fattori di crescita sono GH dipendenti, quello epidermico è più potente, l'IGF-1, quello vascolare, sono GH dipendenti. Che cosa sono questi? Non sono altro che porto di energia. Allora, se una cellula tumorale cui gli vado a inibire le mutazioni, contemporaneamente vado a togliere energia, creo quel sinergismo di meccanismi che un po' per volta la costringono a concludere il suo ciclo vitale. Questo è il concetto di una multiterapia interattiva. Diciamo che come base potremmo avere concluso, so che lei ha parlato molto bene anche di cose semplici, del lievito di birra, ad esempio. Che
semplici, ma che lievito, magari hanno un effetto birra, per il benessere intestinale del microbiota. Ma è tanto banale quanto spettacolare. Se per esempio gli orientali, il ministero giapponese e quello cinese, hanno già messo nei loro protocolli i proteoglicani attivano l'immunità e hanno dei risultati. Fanno micoterapia e se vanno va bene. Si può fare una cosa uguale, forse anche più potente della micoterapia. Con il semplice panettino di lievito. Sono anche quelli, sono dei proteoglicani, sono dei beta-glucani. Cioè la cellula del lievito ha meccanismi multipli. Chi insegue l'eterna giovinezza. Esatto, e inibisce i meccanismi putrefattivi intestinali, abbassa il pH che rende più difficile lo sviluppo di una flora patogena, di microbi, però contemporaneamente crea le condizioni ideali per il gruppo B. Il gruppo B è alla base di tutti i metabolismi, regola i metabolismi. Cioè le vitamine del gruppo B? Regolano tutti i nostri metabolismi energetici, che poi ovviamente fa parte dell'equilibrio generale dell'organismo. Ecco, ma ad esempio dovremmo ogni tanto ricorrere anche alle vitamine del gruppo B, integrare anche quelle? Vitamine del gruppo B, sì, si può integrare. Perché noi abbiamo dato la base, diciamo, farmacologica. Un terzo di quei cubetti da 25 grammi con un po' di acqua e zucchero mi dà una quantità sufficiente di sintesi intestinale del gruppo B, non solo. Ma c'è un meccanismo simpatico, mi attiva la memoria a livello delle membrane cellulari e fa riconoscere alle cellule dell'intestino le sostanze tossiche da eliminare, le sensibilizza, sveglia la memoria in questo senso e mi produce una quantità importante di beta-glucani che sono un elemento cardine dell'immunità. Meccanismi quindi umile, ma mica poi tanto. L'hanno scoperto con studi epidemiologici, donne all'estero, in certe zone, che fanno un uso del lievito di birra per motivi estetici, migliora la pelle, quelle lì, in queste zone, hanno registrato un abbassamento significativo da un punto di vista statistico di tumore della mammella, per attivazione immunitaria. Ci dicevamo prima, e lo ripetiamo anche ai nostri telespettatori in conclusione, perché io sono, come tutte le donne, terrorizzata dal tumore alla mammella, il tumore al seno, che ci sono alcune cose che non si dovrebbero fare. Una tra queste, almeno stando al dottor Di Bella, è la mammografia. Io istintivamente non riesco a farla. Faccio una precisazione. Non è mammografia come tale, è l'uso continuativo intensivo come screening annuale. Esatto, infatti era questo che volevo riferirmi. Sì. Cioè, allora, avete sempre sentito dire che gli screening di massa sono fattori essenziali per la prevenzione. È preferibile spostarsi sull'ecografia completata eventualmente con risonanza magnetica in caso di dubbio. Ci sono radiazioni ionizzanti. Perfetto, sì, poi ci sono altri fattori scatenanti. Noi non possiamo sfuggire allo stress della nostra vita, o perlomeno possiamo tentare di controllarlo, a tutto l'inquinamento ambientale che c'è, a quello elettromagnetico, è imminente l'arrivo del G5 e quindi saremo tutti sotto una cappa di radiazioni. C'è chi esulta, so che sono in fibrillazione tutte le compagnie telefoniche, quelle di internet e così, ma avremo una stazione ogni 3 o 4 case, quindi non potremo più sfuggire, neanche chi va in campagna può sottrarsi. C'è un aspetto, perlomeno in questo caso, qualche cosa si può fare. Il campo elettromagnetico esercita la maggior parte dei danni abbattendo la concentrazione nel sangue di melatonina. Davvero? L'effetto è quello, l'effetto del campo magnetico, l'effetto più grave sullo stato cognitivo, malattie da stress cronico, tumore, è direttamente proporzionale con l'abbattimento della melatonina nel sangue. Lì, entro certi limiti, lo possiamo contenere. Lo conteniamo un pochino aumentando la melatonina. Sì. Allora, non è stato possibile dire tutto. Come avete intuito sicuramente, il dottor Di Bella è un pozzo senza fondo di informazioni, di cultura e di conoscenza, ed è straordinario poter parlare con lui. Le auguriamo tantissima energia, quella famosa ATP che abbiamo accennato. Spero che i nostri telespettatori abbiano apprezzato e spero che questo messaggio, che è anche un messaggio di fiducia concreta, anche se abbiamo iniziato con una
grande severità, perché lei ci ha debitamente spaventati, perché la realtà è questa, la realtà dei numeri è questa purtroppo, e non è facile convivere con ammalati così e con malattie così incontrollabili. Però possiamo rimboccarci le maniche e qualcosa fare. Io la ringrazio veramente tantissimo, dottore. Ricordo due cose che vedrete dopo la sigla importanti, perché si può sostenere anche la ricerca e il lavoro. E speriamo che la prossima volta, oltre al documentario, il libro tanto atteso, ci sia la tanto sognata super somatostatina, alla quale dedicheremo un numero speciale. Sì. Promesso? Sì, sì. Grazie. Promesso. Grazie. Grazie ancora.